Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata con crema pasticcera e gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per la frolla, farina di tipo 00, burro, zucchero, uova, tuorlo, vanillina, lievito per dolci vanigliato e sale. Per la crema, latte, zucchero, amido di mais, uova, vanillina, pasta di limone o scorza di limone e gocce di cioccolato fondente. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la crema. Mettere nel boccale lo zucchero e polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il latte. Le uova. L'amido di mais. La pasta di limone o scorza di limone. E la vanillina ed azionare il bimby per 8 minuti 90 gradi velocità 4. La crema è pronta. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente a contatto e lasciare raffreddare completamente. Lavare ed asciugare bene il boccale. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, adesso prepariamo la frolla. Mettere lo zucchero e polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro. La farina. Le uova e il tuorlo. La vanillina. Il lievito. E il sale. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso il panetto di frolla dal frigo, adesso ne stenderemo 2/3. Stendere tra due fogli di carta da forno. Posizionare su uno stampo per crostate da 26 cm rivestito con carta da forno. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Mettere la crema. Mettere le gocce di cioccolato fondente. Stendere il resto della frolla e formare le strisce da posizionare sopra la crostata. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40 minuti circa. La crostata è cotta, lasciamola raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo. Crostata con crema pasticcera e gocce di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!